Buongiorno a tutti amici di YouTube, io sono Fabrizio Cimò, vi do il benvenuto a questa nuova lezione su Fusion 360. Ancora una volta non utilizzeremo il programma oggi, ci stiamo avvicinando all'ambiente CAM, stiamo facendo un po' di teoria sulla tornitura, in modo poi da approcciarci alla tornitura in maniera più consapevole. Oggi, se vi ricordate dal video precedente, abbiamo detto che avremmo affrontato la verifica sul serraggio del pezzo. Ossia, parliamo di tornitura. Quindi, questo di qui è il nostro alberello che vogliamo tornire. Questo qui chiaramente è l'asse di simmetria. Qua abbiamo l'altra parte. E chiaramente, come al solito, abbiamo il nostro utensile. Benissimo. Ora, che cosa succede? Che sul lato che mette in rotazione l'albero abbiamo le griffe, che sono queste qui, griffe. Tipicamente sono è come se fossero una morsa fatta da tre denti che stringono il pezzo con una forza radiale, okay, e lo tengono in posizione e contemporaneamente gli conferiscono un moto rotatorio causato dalla rotazione del mandrino stesso. Questo qui è come funziona il tipico afferraggio di un centro di lavoro moderno. Di solito le griffe sono tre, ma possono essere anche quattro o anche di più. Qual è il problema? Che noi andiamo a imporre una forza di taglio. Per eseguire una certa lavorazione, quindi per riuscire a mantenere una certa velocità, noi andiamo a eseguire una forza di taglio. Andiamo a imporre una forza di taglio, FC. Qual è il problema? Che questa forza di taglio di fatto agisce ha un braccio questa forza di taglio, quindi guardiamola lateralmente, ok? Noi qui siamo con il nostro utensile, ipotizziamo che la lama sia fatta così, più o meno, il petto sia fatto così. Qui abbiamo una forza di taglio tangenziale, ok? Forza di taglio, e abbiamo un braccio su cui questa forza di taglio agisce e che genera un momento, quindi qui abbiamo il raggio R1. Okay, che sarebbe questo, okay? R1 è questo. Okay. Questo che cosa vuol dire? Che se vogliamo effettuare la lavorazione per come l'abbiamo prevista, noi sappiamo la forza di taglio e riusciamo anche a calcolare il momento di taglio. E il momento di taglio è importantissimo perché si va a contrastare con il momento generato dalle griffe. Se io non riesco a stringere abbastanza bene il pezzo e sto richiedendo un momento troppo alto, cosa succederà? Che il mandrino gira a vuoto perché non è in grado di contrastare efficacemente il momento di taglio, MC. Okay? Mi sembra abbastanza chiaro. Quindi noi dobbiamo essere sempre nella condizione di avere un momento resistente dovuto alle griffe maggiore del momento di taglio. Mi sembra chiara questa cosa di qui. Per cui abbiamo già visto che il momento di taglio lo possiamo stimare come forza di taglio per il diametro finale diviso 2 oppure il raggio finale, per dire. Ok? E adesso dobbiamo vedere come valutare il momento resistente. Non facciamo la dimostrazione, ho capito che non vi piacciono particolarmente, però cerchiamo di capire la formula che adesso vi propongo. Allora, il momento resistente si stima così. Il momento resistente, quindi quello applicato dalle griffe sul pezzo, è uguale a Z per mu, adesso parleremo di tutti i parametri che cosa sono, per P, per A, per il diametro. Fratto 2. Il diametro intendo dire il diametro 0, ok? Quindi questo qui è R0 e quindi duplicandolo sarebbe il diametro 0. Ok, benissimo. Che cosa sono questi parametri? È importantissimo conoscerli. Allora, Z è il numero delle griffe. Numero griffe. Di solito sono 3, ma come dicevo possono essere 4, 5, 6, eccetera, eccetera. Mu è il coefficiente di attrito. Coefficiente di attrito. P è la pressione che le griffe esercitano, quindi pressione griffe. A è l'area di contatto, area contatto tra la singola griffa e il pezzo, e D è il diametro dell'albero ancora non tornito, okay? Quindi del diametro 0. E in effetti, cosa suggerisce questa cosa? Che se questa di qui è la mia griffa, queste qui sono le mie griffe. Io che cosa avrò qui? Avrò un'area di contatto. Adesso magari facciamola in 3D, ci proviamo. Ok. Qui che cosa avrò? Avrò un'area di contatto tra l'albero da tornire. Questa qui è l'area, chiaramente, l'area di contatto. Qui avrò ovviamente l'albero, okay, che procede in questa direzione. Ok, questa qui è l'area. P è la pressione che ci agisce sopra. È un carico distribuito e io questa pressione
come la regolo. La regolo tipicamente con una brugola che stringo e vado via via a imporre una pressione sempre più grande delle griffe sul pezzo. Bisogna anche stare attenti perché se il pezzo che sto tornendo l'ho già girato e sto fissando il pezzo da tornire su una zona già lavorata, magari già rifinita, se io schiaccio troppo con la pressione delle griffe rischio di rovinarmi la finitura estetica. Quindi bisogna anche stare attenti a questo fatto. Si fanno un paio di prove e poi tipicamente il metallo che compone le griffe è più tenero del metallo che stiamo tornendo. Quindi abbiamo visto che cos'è la pressione, mu è il coefficiente d'attrito, dovuto tipicamente ad esempio alla finitura superficiale, a quanto bene il materiale della griffa scorra sul materiale da tornire. È chiaro che se fosse, ad esempio, ghiaccio lubrificato col burro, cioè il mandrino, continuerà a girare a vuoto. Se invece fosse velcro su velcro, sto facendo chiaramente degli esempi stupidi, ma per farvi capire bene, avrei pressoché un momento assolutamente difficile da ostacolare. Aria è chiaramente l'area di contatto e più è grande l'area di contatto, più il momento che io riuscirò a generare sarà alto. Perché? Perché pressione per area fa forza e più l'area è grande, se la pressione è costante, più sarà la forza che agisce sul braccio, sullo stesso braccio, il braccio è dovuto sostanzialmente al raggio da tornire. Quindi dovete fare questa verifica e assolutamente assicurarvi che il momento resistente sia più grande del momento di taglio. Se così non fosse, o agite sul serraggio delle griffe, però anche qui vi ho detto i limiti, non potete aumentare la forza all'infinito perché poi rischiate di rovinare il pezzo o di rompere le griffe. Per esempio, cosa potete fare? O aumentate il numero delle griffe, o aumentate l'area di contatto, oppure tipicamente potreste ridurre leggermente la forza di taglio. La forza di taglio abbiamo visto prima da che cosa dipende, andate a ridurre l'area di trucciolo, perché la forza di taglio vi ricordo essere KC per area di trucciolo. Riducete l'area di trucciolo e automaticamente la forza di taglio si riduce. Come ridurre l'area di trucciolo? Ad esempio, riducendo il feed, per esempio. Ne abbiamo già parlato prima. Bene, questa qui è una verifica assolutamente fondamentale. Il CAM non se ne accorge che voi avete utilizzato delle griffe, che non stringono abbastanza il pezzo e che, faranno ballare il pezzo, ad esempio. Per cui dovete saperlo fare voi prima di mettervi a lavorare col CAM. Se no, rischiate di fare dei danni incalcolabili, perché magari un centro di lavoro costa tantissimo, le griffe costano tantissimo, non lo so. Bisogna stare attenti. Motivo per cui ho deciso di spendere così tanto tempo per la teoria di asportazione di trucciolo, in particolare della tornitura. Benissimo, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se avete dei suggerimenti, ovviamente.